presunte mazzette a Palermo. Arrestati 3 dipendenti comunali e 2 liberi professionisti. Io lo suonavo quando facevo il piede. Il trapasso da Berlusconi a Monti sarebbe stato la conclusione della seconda e l'avvento della terza repubblica. E l'inchiesta ENAV, Finmeccanica, sarebbe l'appendice di Tangentopoli, legata allo stesso trapasso da una repubblica all'altra, esattamente come lo fu nel 1992. Ed il ciclone Tangentopoli travolgerebbe senza limiti e confini, anche oltre lo stretto di Messina, qui a Palermo, al comune. Infatti, a Palazzo delle Aquile, la procura e la squadra mobile hanno arrestato 3 dipendenti comunali e 2 liberi professionisti. I 3 sono Mario Torrasi, Natale Ciancio e Antonio Giuseppe Genovese. I 2 professionisti sono l'architetto Mario Pagnotta e il geometra Francesco Lombardo. I 5 sono detenuti ai domiciliari e risponderanno di associazione per delinquere finalizzata alla concussione, corruzione e falsità ideologica. Sì, perché l'inchiesta ha svelato che i 5 avrebbero incassato mazzette per velocizzare le procedure delle pratiche amministrative del comune ed in particolare nei settori servizi alle imprese, urbanistica ed edilizia. Le indagini sono scattate nel 2009, scatenate dalle dichiarazioni di un gestore di giostre. Il giostraio ha denunciato che un geometra in servizio al comune ha preteso da lui soldi per lubrificare le autorizzazioni. Poi, dunque e quindi, le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno sollevato il sipario sul palco, dove i 3 dipendenti comunali avrebbero gestito le istruttorie per concedere autorizzazioni e licenze su aree pubbliche per attività commerciali, come mercatini rionali, edicole, chioschi, impianti stagionali e bar, e dove i 2 professionisti incaricati avrebbero redatto i relativi progetti. Il tutto dietro presunto compenso malandrino. È un'ulteriore operazione che dimostra come nell'ambito dell'amministrazione comunale vi fossero annidate una serie di nuclei di illegalità con cui ancora una volta abbiamo dovuto fare i conti. Già si era già rilevato in precedenti occasioni come si fossimo in presenza di fenomeni di corruzione, di malaffare sistematici. In questo caso ne abbiamo ancora di più la prova. Stavolta l'indagine riguarda soprattutto lo sportello delle attività produttive. Sportello, peraltro, che nell'ambito dell'amministrazione comunale ha una funzione specifica, che è quella di raccogliere tutti i servizi, ai quali quindi dare la possibilità al cittadino di avere un unico interlocutore per tutte le pratiche. In questo caso siamo nell'ambito delle licenze di commercio. Abbiamo fatto tutto quello che è necessario fare per indagini di questo tipo, attività tecniche, intercettazioni ambientali, ricerche, acquisizione documentali, insomma pratiche, parliamo di uffici pubblici, quindi insomma sia un'attività complessa ma molto efficace.